Ragazze, allora eccoci con un nuovo video, un video outfit. Allora, ho fatto un po' di acquisti recentemente, ma vi mostrerò tutto magari in un video futuro. In questo video qui vi mostrerò invece gli outfit che indosserò in feste. Allora, c'è un completo per il 24, quindi per la vigilia, e un altro completo invece per il 25. Allora, quello che indosserò il 24 l'ho acquistato io da CMG, appunto recentemente. Invece l'altro completino che vedete è un regalo che mi è stato fatto da persone specialissime che ho dovuto già aprire, quindi ne approfitterò per indossarlo il 25. Allora, iniziamo dagli occhiali, questi occhiali qua che mi state chiedendo veramente in tantissime, che ormai sto indossando e mettendo già da diverso tempo. Sono degli occhiali che sono stati mandati tempo fa da Firmo, mi hanno fatto scegliere una montatura e io ho scelto questa qua, nera, molto semplice, con una base diciamo arrotondata, ma la particolarità è questo pezzettino qui, questo inserto leggermente tartarugato. Diciamo che sono occhiali con cui mi sto trovando benissimo, sia con questi che con quelli che avevo preso recentemente. Mi trovo davvero molto bene. Mi sono stati inviati nella solita confezione, che è questa qua, molto carina, che ricorda un po' Alviero Martini. E all'interno di questo invece astuccino qua in tessuto, con sempre al suo interno il necessario per modificare le viti degli occhiali, è tutto qua dentro, quindi molto utile da portarsi dietro nel caso in cui dovesse magari svitarsi una stanghetta o avere qualsiasi tipo di problema. Quindi ringrazio Firmo per questo. Comunque andate sempre a sbirciare nell'info box, che ci sono sempre delle novità. Poi, allora, iniziamo col primo outfit, che appunto è quello del 24, ed è sul marroncino. Io adoro il marrone, adoro questi colori qua, sabbia, e quindi mi sono lanciata su questo genere qua e ho acquistato questa maglia davvero molto semplice, con questo collo molto molle, quindi un dolce vita ma molto morbido, ed è di un materiale veramente morbidissimo, è abbastanza stretta, quindi si può mettere sia dentro che fuori i pantaloni o gonne, quello che preferite, quindi diciamo che è molto versatile ed è davvero bellissima perché è molto molto leggera, non è di quei maglioni pesanti, nonostante tenga molto caldo. E andrò ad abbinarla con questo pantalone qua, che quando ho visto mi è piaciuto subito. È un pantalone molto largo, fatto un pochino a fisarmonica, vedete che la gamba ha un po' questo movimento qua, si nota forse soprattutto verso il basso, non so se riuscite a capire, è una sorta di gonna pantalone, quindi cade dritta, molto morbida, ma è un pantalone, quindi comodissimo, in vita all'elastico, quindi non stringe più di tanto e voi potete metterla sia vita alta che bassa vita. Io ovviamente tenderò a metterla un pochino più in alto perché essendo piccolina innanzitutto sarebbe da accorciare e poi non mi starebbe benissimo, invece messa un pochino più alta ha un bellissimo effetto, quindi il mio outfit sarà molto sobrio ma con quel tocco elegante. Come scarpa utilizzerò questa qua, che è una scarpa che ho comprato un pochino di tempo fa, che a me piace molto. Diciamo che non è comodissima, nel senso che non è la scarpa per quanto mi riguarda da tutti i giorni, perché la trovo un po' pesante, però è davvero molto comoda e poi la trovo veramente adatta a qualsiasi tipo di stile, perché si può sia mettere con un look molto elegante ma anche con un look molto sportivo, quindi con un paio di jeans e un classico maglioncino. Invece il 25 andrò ad indossare un qualcosa di più elegante tra virgolette, nonostante io lo adatti sempre in maniera che risulti un po' aggressivo, comunque un pochino più casual. Allora, iniziamo con la gonna. Il 25 metterò la gonna ed è questa qua.
Allora, intanto ha questo elastico in vita con del dorato, del nero, e quello che mi piace è che anche questo elastico è molto morbido. A differenza di tante altre gonne che si trovano, che hanno questi elastici molto stretti, che se uno non ha un vitino veramente minuscolo inizia a segnare tutto. Invece questo qua davvero lo trovo veramente adatto a qualsiasi tipo di conformazione fisica. Allora, è della Top T. Ed è quello che mi piace, è che è molto leggera e cade veramente morbida, sembra di avere un velo addosso. Non è di quei gonnelloni rigidi, di quei gonnelloni pesanti, ma cade veramente super morbido. E sopra andrò a mettere questa magliettina qua, anche questa della Totti. Ed è bellissima perché va bene, bianca con questo inserto dorato, quindi va ad abbinarsi perfettamente all'elastico della gonna, perché è una maglietta che andrò a mettere dentro alla gonna, quindi si vedranno i dettagli. E poi ha tutte queste piume che sono veramente fantastiche, danno veramente particolarità alla maglia e mi piace tantissimo. Diciamo che è stato un regalo veramente veramente gradito. E qua invece metterò lo stivaletto, metterò il classico Dr. Martens nero, perché la gonna lunga a me piace molto molto con lo stivaletto. Come accessori andrò a mettere i miei classici orecchini, questi qua che sono molto semplici. Come orologio invece c'è una novità, perché andrò a indossare il Daniel Wellington. Allora, questo orologio qua mi è stato inviato dall'azienda con veramente molto stupore, perché mi aspettavo tutto tranne che questo. Ho accettato come collaborazione perché è un orologio che a me piace tanto, poi sapete che io adoro bracciali, orologi, quindi non ho potuto dire di no. Ovviamente non c'è stato nessun tipo di accordo economico, niente, e ve ne parlerò in questo video perché sarà appunto l'orologio che andrò a mettere il giorno di Natale. Intanto la confezione è bellissima perché è nera con questo mega fiocco rosso e l'ho trovata veramente molto elegante. E poi si apre così e all'interno c'è l'altra scatoletta con l'orologio. Allora, mi è stata data la possibilità di scegliere e io ho scelto questo modello qua. Certo, questo modello qua, e qui vi lascio il nome preciso del modello che ho scelto io. Potete veramente sbizzarrirvi con la scelta del cinturino, con la scelta della misura del quadrante. Ci sono tantissimi modelli. Devo dire che la scelta è stata molto molto difficile perché sono tutti bellissimi. Ero indecisa fra questo e tanti altri modelli, ma poi alla fine ho optato per questo perché mi piace intanto il tipo di cinturino, perché è diverso da quello che metto abitualmente io, che è questo qua con questo cinturino in acciaio. Quindi ho voluto un attimo cambiare proprio genere e prendere questo modello qui perché lo trovo molto sportivo, ma anche molto molto di classe, con un abbigliamento un pochino più elegante come quello che utilizzerò a Natale, lo trovo veramente super adatto. Qui sotto nell'info box potete trovare un codice sconto, quindi andate a curiosare. So che molte di voi l'hanno già utilizzato per i regali di Natale e sinceramente ve lo dico, l'ho utilizzato anch'io perché a un po' di persone quest'anno ho fatto questo regalo qua e sono stata felicissima perché mi piace veramente tanto e quindi anche io ho fatto questo acquisto. Quindi ve lo straconsiglio anche se ormai Natale è fra 2 giorni o comunque potete acquistarlo anche per un prossimo regalo. E lo sconto è del 15% e sicuramente fa super piacere. Allora, spero che questi due outfit vi siano piaciuti. Mi raccomando, lasciatemi tanti commenti, voglio sapere un po' quale sarà il vostro outfit, se indosserete qualcosa di più elegante o di più sportivo. Fatemi sapere attraverso i commenti. Io con questo video intanto ne approfitto per salutarvi, per mandarvi un grosso bacio e per darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!